In una settimana tanti dubbi diventano certezze e tante certezze diventano dubbi. I dubbi che sono diventate certezze, tipo questo brufolo, pensavo fosse solamente un rigonfiamento, invece era un brufolo. Il dubbio più grande è stato scoprire che nonostante non ci sia nessuna conferma da parte di Nintendo of Europe, Yo-Kai Watch 3 uscirà al 100% tra la prima metà del 2018 e la seconda, a cavallo. Questo perché? Perché la certezza che uscisse Busters adesso non c'è più. Così come un altro dubbio è che questa serie di news non sarà continua. Non sarà una volta a settimana, ovviamente, perché le news su Yo-Kai Watch o su qualsiasi altra cosa io voglia fare news non escono tutti i giorni. Potrei farlo? Sì, ma perché prendere notizie palesemente false? Non avrebbe senso una cosa del genere. Però la certezza che Yo-Kai Watch 3 uscirà in Europa è una certezza bellissima, che fa sperare tutti quanti gli amanti dei JRPG, che siano più o meno validi, di avere un altro capitolo dei mostriciattoli non tascabili, stavolta, su Nintendo 3DS, una console che ormai è al suo ciclo finale di vita. Il 2018 segnerà la fine della produzione dei giochi per una console che ha venduto numeri da record, da capogiro, dovrebbe entrare nel Guinness World Record. È stata la console, oltretutto, portatile, con un ciclo vitale più lungo. E un'altra certezza è che dopo che una decina di utenti me l'hanno chiesto, quando è che porti Weeble Wobble? Lo porti Weeble Wobble? Primo, andatevi a vedere i video vecchi di Weeble Wobble. Secondo, sì, riporterò Weeble Wobble, ma fra un po', perché l'ho iniziato ieri a giocare. Ho passato 3 ore della mia vita a cercare di streamare da Reflector, dal mio cellulare al Reflector, che è un programmino senza sponsor, non è sponsorizzato, è un programmino che permette di streamare da iOS qualche anno fa, quindi solo iPhone, solo prodotti Apple, al computer. Ora, da qualche mese, da un anno più o meno, da un anno da questa parte, da un anno e mezzo, puoi anche streamare sia Android che tablet con tecnologia Android, sì, sono tutti quanti di Android, quello che non è Apple. Perché, come ho detto, Yo-Kai Watch 3 uscirà sicuramente su Nintendo 3DS, mentre Yo-Kai Watch Busters è rimasta un'incognita. Prima il trademark c'era, ora è stato ritirato, probabilmente perché è uno spin-off che ha venduto purtroppo poco, quindi probabilmente non vedrà mai la luce in Italia, perché è più difficile esportare uno spin-off di un brand che comunque sia ha venduto 10 milioni di copie in totale, ma non è Pokémon. Ma perché Pokémon aveva più di 10 anni di carriera alle spalle, quindi capite che comunque sia erano numeri che la Nintendo ha fatto più che volentieri. Pokémon è un brand che vende e continua a vendere in tutti i modi possibili e immaginabili. Purtroppo Yo-Kai Watch ha venduto quello che ha venduto in Italia, forse in totale 1 milione di copie, sia con Psicospettri, Spiritossi, Polpanime e il primo capitolo. I gadget stanno andando malissimo. Io ho comprato una figure di Gibanyan abbastanza caruccia, però non è bastato a far sì che la Nintendo of Europe comprasse i diritti anche per Busters. Io sono sempre più convinto che Busters a questo punto non uscirà su 3DS, o se uscirà probabilmente faranno come hanno fatto per Yo-Kai Watch 2, Spiritossi, Polpanime e Psicospettri, faranno uscire Busters, perché Busters poi ha 3 versioni, non ne ha 2. Faranno uscire Busters Team Gatto e Team Cane, li hanno chiamati così in Giappone, li faranno uscire, poi faranno uscire Yo-Kai Watch 3 Sushi Tempura, poi faranno uscire un altro capitolo di Busters che sarebbe
Moon Rabbit, non so di preciso come si chiama, non l'ho mai capito sinceramente, sarebbe il terzo capitolo dei primi due Busters, e poi faranno uscire Sukiyaki, che dovrebbe essere la versione conclusiva di Yo-kai Watch 3, che dovrebbe appunto racchiudere tutti quanti gli yokai non disponibili in Yo-kai Watch 3 su Shittenpura. C'è Emma il Grande, c'è il Grande Re Emma, no, il Grande Re Emma non c'è, c'è il figlio del Grande Re Emma, c'è Re Enma, quello che ha preso il posto del padre, insomma, tanto per capirci. Però io sono sempre più convinto che dovrà, se escono e devono uscire quest'anno, perché prossimo anno Nintendo chiude i ponti di connessione, chiamiamola così, chiude l'online, il servizio online chiude del 3DS. E inizia il ciclo a pagamento online della Switch. Quindi per aprire un ponte di pagamento con Switch devono per forza chiudere prima un ponte gratis, dove non si paga il pedaggio, del Nintendo 3DS. Bene, ora ho davvero finito con le news. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo domani con il continuo di Yo-kai Watch 3 e Yo-kai Watch 1 Nuzlocke. Bye bye.